abbastanza chiaramente quello che è stato intanto un metodo di studio, che forse non è diciamo, propriamente quello seguito per esempio dagli archeologi, che sono ovviamente portati a scavare e a cercare forse più sottoterra indizi e dati che comunque leggiamo anche nelle strutture nell'elevato e che comunque l'archeologia medievale in parte sviluppa anche. E il lavoro degli architetti, in questo caso architetti comunque attenti alle stanze conservative, attenti comunque anche a quello che potrebbe essere un intento di valorizzazione e di comunque sì, valorizzazione in generale, di conservazione di queste strutture e sicuramente prima di tutto quello della conoscenza. Per cui il lavoro di Giovanna, come quello delle tesi e comunque degli esami che si insegna appunto alla facoltà di architettura, è sostanzialmente un lavoro direi al 60, 70, 80% di conoscenza, che avviene attraverso anche gli strumenti dell'archeologia, non lo scavo, non siamo adatti a fare questo, benché poi alla scuola di specializzazione, post lauream, in beni architettonici e del paesaggio, si faccia poi uno stage di scavo archeologico e uno di restauro invece proprio diretto di murature e strutture. Quindi in realtà poi questa esperienza all'architetto è necessaria. Perché? Perché comunque la figura dell'architetto che restaura, che conserva, che si occupa di valorizzazione è comunque una figura anche di coordinamento di un progetto che necessariamente deve essere oggi più che mai interdisciplinare. Quindi ben venga la presenza dell'archeologo, ben venga la presenza dello storico dell'architettura, dell'arte, ben venga la presenza del geologo, del biologo, anche per intendere i fattori di degrado, il discorso della vegetazione. Vi è vegetazione infestante e vegetazione non infestante. Vi è vegetazione che nasce e cresce su strutture murarie senza alcun danno per queste. Esistono forme di alterazione superficiale della pietra, licheni, non tutti dannosi per la pietra. Alcuni macchiano, ma al tempo stesso proteggono, e questo ce lo insegnano i biologi. Ed è un qualcosa che l'architetto nel suo progetto necessariamente deve capire prima di tutto ed essere portato a capirlo. Quindi il grande sforzo, direi oggi, in un rilancio anche di un'attività che è quella di un architetto oramai che guarda tutti gli aspetti senza essere un tuttologo, ma consapevole anche dei propri limiti, anche di formazione, ma di una responsabilità in più che va presa con la giusta umiltà. Cioè quella di non poter fare tutto da sé, ma di saper cosa chiedere a tutte le varie competenze, al biologo, al geologo, al sismologo, allo strutturista, per poi però coordinare un progetto che necessariamente, lo dice anche la legge, passa attraverso la firma di un progettista di restauro, di architettura e quindi un architetto sostanzialmente. Perché all'architetto è comunque riconosciuto questa funzione. Il lavoro quindi di Giovanna, a mio avviso, rappresenta con chiarezza una modalità di approccio umile, sensibile, molto sensibile, si percepisce anche dalle parole, no? Dalla carica, anche se vogliamo, passionale con cui descrive un qualcosa che da poco è anche suo, no? Soprattutto vostra, e potete quindi ben capire da dove nasca. E a mio avviso ho colto anche dei concetti come quello di valorizzazione, che poi tanto quanto mai attuale, anche nel recente decreto Franceschini, si fa riferimento alla necessità della valorizzazione e che a mio avviso è bene sottolineare, come è stato sottolineato, non è per il turismo, attrae certamente un turismo che però deve essere un turismo consapevole, un turismo colto, colto nel senso turismo reso anche consapevole, quindi informato, ecco, informato. E aggiungo, bisogna dare la possibilità di leggere queste strutture, questo insediamento a tanti livelli. Può venire il bambino che ha voglia di immaginare come questo castello una volta fosse popolato anche da figure fantastiche. Non tolgo che non possa esistere anche questo, non deve essere però invasivo. E non deve essere quello l'unica finalità, deve essere un livello di lettura anche estemporaneo che certamente fa parte della nostra realtà e non possiamo far finta che non esista. Esistono e sono anche tanti, e sono forse gli utenti più sani, quelli più. Ecco. Esistono le scolaresche, esiste anche lo studioso colto,
che viene qui e vuole conoscere dove passava la vecchia via per la chiesa di Santa Croce. E esiste Giovanna che è interessata al dato materiale, mi fa piacere sentirla parlare anche così. Credo molto nell'importanza di avere proprio un rapporto tattile, diretto con la struttura muraria, anche con la tecnica costruttiva, perché testimone anche di un modo di lavorare di una società, di un gruppo di manovali che in un certo momento della loro storia, della storia di Camerata Vecchia, hanno realizzato quella tecnica costruttiva in quel modo, con quella cura o no, cura soprattutto, che è rimasta magicamente ancora lì a testimonianza. Ed è questo il bene che noi prendiamo in eredità temporaneamente, il tempo della nostra vita. Poi dobbiamo avere la capacità di trasmetterlo ai nostri figli, alle generazioni che verranno dopo di noi, senza delle alterazioni tali per cui questo bene non sia più leggibile. Bisogna che possano continuare a leggerlo con la stessa freschezza e fragranza con cui è stata capace di leggerla Giovanna. Devo dire che ho apprezzato molto il lavoro di Giovanna, e qui lo dico davanti a tutti, perché comunque vi sono testimoni anche gli assistenti, è presente anche una collaboratrice al corso che ha seguito anche Giovanna in vari momenti, e il professor Carbonara che l'ha seguita, immagino, anche durante l'esame, o comunque in momenti vedeva comunque il lavoro, e ha avuto modo anche di, che è stato direttore della scuola di specializzazione per molti anni, ed è un lavoro comunque d'alto livello, indubbiamente, sia per la redazione grafica, anche per il tipo di strumentazione utilizzata, che comunque è all'avanguardia oggi per noi, anche se ormai diffusa, ma all'avanguardia. E ecco, in questo quindi un'ultima riflessione sull'importanza. Abbiamo parlato dell'importanza di coinvolgere gli enti privati e comunque il privato. È altrettanto importante, a mio avviso, che si rilanci anche il rapporto col pubblico e con le istituzioni come quelle universitarie. Le istituzioni universitarie hanno bisogno anche di una apertura da parte degli enti pubblici come comuni, associazioni o comunque per poter svolgere le proprie lezioni, i propri stage, i propri tirocini. La scuola di specializzazione, dicevo appunto prima, svolge dei tirocini e ogni anno si cercano siti e luoghi dove educare gli studenti, che sono studenti già laureati comunque, sono già architetti, archeologi, storici dell'arte, venti culturali, sono tutti laureati quinquennali che frequentano questa specializzazione e che sono in effetti poi esperienze che vengono svolte direttamente sul campo con uno scambio comunque, perché poi questi studi vengono poi dati in cambio dell'ospitalità e della possibilità comunque di svolgere questo tipo di attività. L'università Per cui dispone di qualche fondo, l'università l'università non dispone dispone tanto però di fondi, ma dispone più che altro anche del cervello, di cervelli e di sì, studenti che però possono e anche devono di lavorare fondi anche. finalizzati, sì. Non noi di architettura, forse archeologia può avere dei fondi per gli scavi. D'architettura in Comunque la realtà Summer School è stata finanziata dagli studenti e noi ecco, abbiamo avuto un cioè supporto sono, no, ma logistico. sono, ci sono diverse maniere e sistemi in effetti per poter avere anche uno scambio, se vogliamo, alla pari per Sì. quanto riguarda la possibilità di svolgere attività, e i risultati dell'attività vengono poi dati come risultato, progetto, Certo, studi perché di con quello cambio, diciamo, comunque, e certo. questo può essere. E quindi in questo senso io credo che sia importante invece riaprire questi contatti e cercare di rilegarli in qualche Certo. modo, un po' come è successo adesso per Giovanna, che mi auguro abbia la possibilità comunque di continuare in questo confronto anche sia per questo tema sia su altre attività che lei svolgerà anche nella sua professione. Quindi ecco, in questo senso penso, ecco, un'ultima cosa, forse una punta anche sull'aspetto della qualità, come il lavoro di Giovanna è un lavoro di qualità, che anche gli interventi su questi edifici, in queste strutture, siano guidati soprattutto da un'attenzione al prodotto finale. E discorsi come ribassi d'asta, comunque bandi che si basino sul maggior ribasso per quanto riguarda il prodotto anche finale, sono dannosissimi, nel senso che sono molto pericolosi per quanto riguarda poi il risultato finale poi La qualità. della. La qualità va comunque tutelata, anche a livello del singolo comune, anche a livello della singola attività, perché a mio avviso, come noi si cerca, e a lezione lo diciamo, ci possiamo permettere di farvi discorsi forse leggermente distaccati da quella che è una consuetudine, che
che si vuole però in qualche modo fermare, bloccare, sollevando in sostanza un po' gli animi anche dei nostri studenti affinché facciano il meglio, senza pensare che tanto poi la realtà fuori è un'altra cosa. La realtà fuori deve marciare, deve cominciare a marciare lungo un binario di una qualità tutelata, ovviamente nei limiti del possibile. Non possiamo pretendere di coprire d'oro qualcosa per cui non c'è il fondo nemmeno per rimettere a posto una strada, è chiaro, questo non è possibile, ma dobbiamo cercare di trovare il giusto equilibrio in questo senso. L'università in questo senso marcia già di suo, perché se lo può permettere, una tesi è una tesi, non è un fatto concreto, non si confronta con un aspetto, con un problema economico ovviamente del finanziamento dell'opera in sé. Però ecco, la proposta per esempio che abbiamo visto oggi è una proposta a mio avviso avvicinabile, anche abbastanza realizzabile nel tempo, magari frutto di lotti successivi, vi sia da prima a mio avviso, vedendo appunto la messa in sicurezza, certo, per permettere la visitabilità, per aumentare un impatto che sicuramente avrà una ricaduta anche sull'abitato, sulle organizzazioni che intorno a questa possibilità di accessibilità sicura possa effettivamente così aumentare anche il proprio budget, i propri interessi, le proprie. E a quel punto, a un lotto successivo, cominciare a intervenire con degli interventi di restauro mirati a singoli aspetti che Giovanna ha chiaramente coperto interamente secondo un progetto generale, una strategia generale che può essere attuata passo dopo passo, per mio avviso passando inizialmente attraverso una fase di ricerca archeologica, certamente per quanto riguarda alcune puntate di ulteriori indagini che sono comunque necessarie, se ne parlava prima, e sicuramente la messa in sicurezza penso sia il primo obiettivo. Ecco, io così con questo piccolo quadro concluderò. Ok, grazie.